Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Michele Piacampo e quest'oggi vi parlerò della mia esperienza con il meteo in Irlanda. Prima di partire per il mio lungo viaggio in terra irlandese, avevo sentito parlare delle famose quattro stagioni in un solo giorno. Questa cosa è assolutissimamente vera, quindi fidatevi, guardate questo video perché potrebbe tornarvi utile sia per accettare il fatto che ogni giorno vedrete qualche goccia di pioggia, sia per mettere nella vostra valigia le cose più utili. Prima di parlare della mia esperienza voglio dirvi un po' qual è la temperatura media per ogni stagione, prima di parlare delle vere e proprie quattro stagioni in un solo giorno. Inverno, temperatura media che si aggira tra i 4 e gli 8 gradi. Primavera, tra i 4 e i 12. Estate, tra i 14 e i 20. Autunno, tra i 12 e i 18. Queste sono temperature medie, quindi può capitare che in estate avremo un giorno con 34 gradi, cosa che è successa qui. Comunque volevo farvi vedere come con il caldo le strade si sono squagliate, perché l'altro giorno ci sono stati 34 gradi, record per l'Irlanda, e niente, questa strada era nera prima, si è squagliata tutto. Come può capitare, la neve, che non è un evento poi così tanto normale in Irlanda, però ecco, può capitare appunto che le temperature scendano sotto lo zero. Dicono che non nevica qua. Passiamo ora quindi alle quattro stagioni in un giorno solo, quindi quelle finte. Il giorno tipico in Irlanda è così: vi svegliate la mattina verso le 8, le 9, perché la si alzano abbastanza tardi, guardate il vostro lucernario o la vostra finestra con le goccioline di pioggia, quindi dice, oh, anche oggi piove, tocca vestirsi tutti pesanti, pronti per la pioggia. Quindi vi vestite tutti pesanti, uscite di casa, piovicica, dopo pochissimo smette. Ah, oh, che bello, ha smesso di piovere. Dopo qualche minuto esce il sole e voi tutti contenti, poi si alzano le temperature, voi siete vestiti pesanti, per cui comincia a diventare un problema, sudate. A quel punto vi spogliate e a quando vi spogliate ricomincia a piovere. È solamente una questione di abitudine, perché fondamentalmente basta mettersi un impermeabile, vestirsi a strati e tutto questo si risolverà. Per cui nella vostra valigia basta mettere un impermeabile, un ombrello e dei vestiti a strati, cioè non felpe così magari, ma felpe apribili con la zip che vi levate tranquillamente e vi mettete sulla vita. Quindi cose che potete rimuovere facilmente e sono pratiche poi da mettere nella vostra borsa o mettere appunto sulla vita. Tra l'altro gli irlandesi amano il loro meteo, sono talmente abituati che guai se glielo tocchi. Infatti se piove per 2 settimane hanno ingenti problemi sia a livello di irrigazione che a livello di proprio di ambientamento, di lo stare all'aria aperta con quel caldo. No, non ce la farebbero mai. You guys? Lo stanno accostando alla bandiera della Polonia. Fuori. La bandiera della Polonia. Per cui amano il loro meteo e sono super contenti per quello. Poi come farebbe ad essere tutto così verde senza la pioggia? Cioè è tutto verde perché è tutto super annaffiato. È solo una questione di abitudine. Io ho avuto problemi all'inizio perché facendo video, avendo con me l'attrezzatura, il drone, sai, hai paura che ti si rovina con l'acqua. Però se uno vive così stai sempre con il terrore. Per cui si trovano dei rimedi. Il rimedio per non bagnarci è un impermeabile o un ombrello. Il rimedio per non bagnare l'attrezzatura è coprirla con, comunque io usavo un Kiway, lo mettevo, lo cartocciavo nello zaino e quindi mi portavo dietro l'attrezzatura. E quindi viverla con filosofia, svegliarvi e essere consapevoli che tanto prima o poi una goccia d'acqua scenderà, perché ogni giorno scende, fidatevi. Tutti i giorni qualche goccia d'acqua la deve assolutamente fare. Ora vi lascio una carrellata di Instagram Stories che vi fanno un po' capire un italiano medio come vive la situazione pioggia in Irlanda. Ciao ragazzi! E niente, piove col sole. Mi sembrava troppo bello per essere vero. Ok, tutto normale, no? Voi al mare, 30 gradi, io con i guanti, l'ombrello, il giubbetto. Ho due novità. Una è che c'è il sole, la seconda è che piove. Sì,
Pizza arcobaleno, eh. Grazie a tutti voi che mi avete augurato la malafede questa mattina, un'ora di camminata sotto la pioggia. Grazie, gentilissimi. Molto gentili. Ho un nuovo migliore amico. Questa è l'Irlanda, quella vera. Quella grigia. Che bello l'arcobaleno. La situazione, gente, la situazione. Non piove, ma grandina. Non è bello tutto ciò, non è bello.